Ben ritrovati. Oggi vogliamo introdurre l'argomento acqua. Capiremo il ruolo fondamentale che questa svolge nella nostra vita. È presente ovunque e ha delle proprietà straordinarie. Il nostro corpo è formato del 99% di molecole d'acqua. Questo è un dato importante che ha sottolineato bene anche il fisico Emilio Del Giudice nei suoi studi approfonditi. Osservata come massa, rappresenta il 70-75% della massa corporea, ma come numero di molecole è appunto il 99%. Emilio Del Giudice aveva anche descritto il principio della coerenza dell'acqua, uno studio specifico sulle proprietà e comportamento delle molecole, che conferma anche le teorie di Masaru Emoto. L'acqua è capace di ricevere e trasmettere molte informazioni, è molto suscettibile alle interazioni esterne e ha una propria memoria per un certo tempo. Riceve in modo particolare le informazioni che vengono trasportate dalle energie con cui entra in contatto. Esistono tanti esperimenti eseguiti finora, coi quali si sono verificate molte sue qualità. Noi vogliamo esaminare le sue caratteristiche energetiche, cioè la facoltà di leggere le informazioni e trasmetterle alle cellule. Una delle fonti principali di questa trasmissione sono le falde acquifere sotterranee, che sono ovunque nel nostro pianeta. Per farci un'idea della quantità, pensiamo che rispetto all'acqua salata dei mari, l'acqua presente nel sottosuolo è circa il doppio. Nelle falde, scorrendo lentamente, l'acqua si carica di energia e rilascia delle onde elettromagnetiche a spirale, che vengono poi intercettate dalle nostre cellule. Le molecole d'acqua entrano in risonanza tra loro. La natura ha predisposto che noi idealmente dovessimo bere l'acqua dalle sorgenti, che è appunto energizzata. L'acqua imbottigliata che beviamo normalmente, dopo un certo tempo si scarica e risulta praticamente morta a livello energetico, a meno che non sia esposta a fonti che la rigenerano. Quindi dovremmo bere sempre acqua viva. Vediamo come misurare l'energia delle falde acquifere e come si leggono le informazioni che provengono da questa. L'acqua produce delle spirali uniche, con forma particolare. Sono spirali un po' strette e molto allungate. Infatti, se ci approcciamo di fianco con le bacchette, notiamo che si aprono a 180 gradi. Questo per via della forma delle spirali. Allo stesso modo, se ci avviciniamo in senso longitudinale, le bacchette si chiudono. In questo modo possiamo facilmente rilevare una falda in modo inequivocabile. La scienza ufficiale rifugge il metodo di misura con le bacchette, eppure lo stesso Emilio Del Giudice, che era un grande fisico, in base ai suoi studi ha affermato che è del tutto plausibile poter misurare l'energia dell'acqua in quel modo. Col pendolo, invece, possiamo leggere altre informazioni dettagliate circa la profondità della falda e la sua portata. Il pendolo, se ci mettiamo di fianco, legge la risultante dell'energia del nostro corpo e quella dell'acqua, per cui se orientiamo il nostro corpo in modo differente, leggiamo informazioni specifiche. Di fianco, leggiamo la profondità. Ogni giro del pendolo corrisponde ad un metro. Questo perché le spirali si muovono verso l'alto con una distanza di mezzo metro una dall'altra, con una certa velocità. Il pendolo, per via dell'attrito dell'aria e altre componenti, riesce a fare solo un giro ogni due giri delle spirali. Risulta più lento e frenato, e la risultante è quindi un giro di pendolo che misura un metro, cioè due rotazioni delle spirali. La verifica di questo fatto è che se usiamo una sola bacchetta, tenuta in verticale, questa oscillerà di fianco leggendo ogni singola rotazione, quindi per 30 metri di profondità farà 60 oscillazioni. Se ci mettiamo a cavallo della falda, la risultante sarà invece un'intensità di energia che ci indica la portata. In questo caso ogni giro di pendolo misura un litro al minuto.
Fate i vostri esperimenti e vedrete che corrisponde con esattezza. Per misurare la portata e quindi l'intensità complessiva dell'energia emessa, possiamo anche usare un oscillatore, cioè una singola bacchetta più sottile in modo che fletta bene e che oscillerà in modo più o meno ampio in base all'intensità dell'energia emessa, che è proporzionale alla sua portata. È sufficiente mettere un piccolo contrappeso per stabilizzare l'oscillazione. Questo oscillatore funziona solo con l'acqua. Il sottosuolo è colmo di falde acquifere di diverse dimensioni e a differenti profondità. Le falde non si sono formate con l'infiltrazione di acqua piovana, come si crede, ma sono alimentate da falde molto profonde che per pressione spingono l'acqua verso gli strati più superficiali. Esistono certo anche accumuli di acqua piovana, quelli conosciuti come artesiani, ma sono meno importanti e tendono a consumarsi. Le falde più grandi invece sono presenti dal momento dell'origine della formazione del nostro pianeta. Le piramidi, quelle fatte bene, i pozzi sacri, le domus, i nuraghi, eccetera, sono tutti centrati perfettamente sulle falde acquifere importanti, così come molte costruzioni tipo chiese e strutture architettoniche realizzate nei secoli scorsi. Questo perché avevano lo scopo principale di catturare le energie, e l'energia delle falde era una componente fondamentale. Se provate a misurare di fronte all'ingresso principale di qualsiasi costruzione importante fatta nei secoli scorsi o anche millenni fa, troverete sempre una falda perfettamente al centro. Era una costante e una conoscenza diffusa ovunque e a noi oggi censurata. Quali sono i benefici di costruire sulle falde? Anticamente si costruiva sulla falda allo scopo di condensare quell'energia e usufruirne soprattutto per la salute. Come abbiamo detto prima, le molecole d'acqua entrano facilmente in risonanza tra loro e condividono le informazioni energetiche. L'energia dell'acqua rigenera la giusta carica delle cellule del nostro corpo e le mantiene in salute. Una cellula sana è forte e si difende bene dagli attacchi. In caso contrario, se perde energia, può subentrare facilmente una patologia. Quindi l'acqua è l'elemento principale per la salute e poi, in seconda battuta, anche gli altri strumenti come le pigne, le piume e le forme giuste in generale. Se preleviamo acqua da una sorgente naturale e la misuriamo con la scala Bovis, facilmente riscontreremo valori molto alti, vicino ai 10 milioni. Se viene prelevata, mediamente perde la sua energia elettromagnetica nel giro di mezz'ora e il suo valore in Bovis, cioè energia vitale, nel giro di alcuni giorni. Si può mantenere alto il valore posizionando i contenitori d'acqua sopra una falda oppure per contatto con altre acque appena prelevate. La vicinanza trasmette quelle informazioni. Sono tutti esperimenti che potete fare da soli per verificare. Per ricaricare invece l'acqua di energia elettromagnetica e quindi vitalizzarla, è sufficiente usare, ad esempio, una pigna posizionata sulla verticale e nel giro di 3-4 minuti l'acqua si rivitalizza. Questo si può misurare con le bacchette. Quindi, riassumendo, l'acqua porta con sé due componenti, l'energia elettromagnetica, che misuriamo con le bacchette facilmente, e l'energia vitale, che possiamo misurare con la scala Bovis. Divertitevi a fare le vostre misure. Buona acqua e buona salute a tutti! Restate con noi e condividete!